Salve, eccoci di nuovo insieme per una nuova puntata della mia rubrica Condomini in primo piano, posta e risposta. Prima di iniziare mi è doveroso fare dei ringraziamenti a tutti i telespettatori che mi hanno scritto chiedendomi delle consulenze a cui io sono stata ben lieta di rispondere per risolvere i loro problemi condominiali. Pertanto ricordo i miei contatti, potete scrivermi a condominiinprimopiano@live.it oppure chiamare al 327 0969147 o allo 091 636 0570. Questa puntata potete rivederla su YouTube oppure sulla pagina Facebook. Detto questo, iniziamo con leggere una delle tantissime email che mi sono arrivate. Mi scrive il signor Giuseppe da Ficarazzi. Gentile professionista, mi pregio di sottoporre alla sua cortese attenzione un problema che non riusciamo a risolvere nel condominio dove abito. A febbraio 2013, a causa della rinuncia dell'amministratore del condominio all'incarico, abbiamo nominato un nuovo amministratore, suggerito dal dimissionario stesso. L'amministratore uscente non ha predisposto il bilancio dell'anno 2012. Il nuovo amministratore riferisce all'assemblea dopo 4 mesi dalla nomina che, a partire dal passaggio di consegna ricevuto, non è in grado di fare il bilancio dell'anno in questione. Quindi non ha lo strumento necessario per fare i decreti ingiuntivi per il recupero delle morosità esistenti. Purtroppo in alcuni casi sono state trovate discordanze tra le registrazioni contabili dell'amministratore uscente e le ricevute in possesso dei condomini. Il nuovo amministratore quindi si è fermato, vista la sua impossibilità a ripristinare la contabilità correttamente, a sua volta si è dimesso. Cos'è giusto fare in questi casi? È possibile inviare una lettera di sollecito ai condomini morosi indicando gli importi noti all'amministrazione, invitandoli a giustificare eventuali differenze, pena l'avvio del decreto ingiuntivo? Come si può ripristinare una condizione normale di amministrazione del condominio? Ringraziandole, colgo l'occasione di inviare i migliori saluti. Allora, in questi casi, con l'ausilio del precedente amministratore di cui lui è responsabile, si cerca di predisporre un bilancio. Se questo non potesse avvenire, allora con dei giustificativi di spesa, chiamate anche pezze d'appoggio, e con le ricevute di pagamento dei condomini, si cerca di stilare un bilancio. Sicuramente è un lavoro certosino e va fatto anche con l'ausilio di un legale che potrà predisporre dei decreti ingiuntivi immediatamente esecutivi per i condomini che risultassero morosi. Un'altra email che mi è giunta dal signor Alessandro da Palermo dice: «Sono proprietario di un appartamento in condominio, ma la mia abitazione è vuota. Posso chiedere l'esclusione della partecipazione o quantomeno una riduzione della quota delle spese condominiali?» Allora, la risposta è no, ma la ragione è molto semplice, perché ogni condomino, essendo proprietario della singola unità immobiliare ma anche comproprietario delle parti comuni, non può esimersi dal pagamento delle quote condominiali. Ma il nostro amico Alessandro può chiedere in assemblea la riduzione della propria quota condominiale, e tutto deve avvenire all'unanimità dell'assemblea. Un'altra tematica importante che nei condomini va per la maggiore sono gli animali domestici in condominio. La signora Patrizia da Palermo scrive: «Il mio vicino di casa ha un cane che di notte abbaia e non ci fa dormire. Il regolamento di condominio consente di tenere animali domestici, purché non arrechino disturbo. L'amministratore, avvisato del disagio che viviamo, non ha preso alcun provvedimento. Che cosa possiamo fare?» Gli animali domestici fanno parte a pieno titolo delle famiglie condominiali, pertanto questo potrebbe provocare dei fastidi ai residenti. I proprietari sono tenuti a saper gestire i propri animali per evitare che infastidiscono il condominio.
se il regolamento contrattuale non prevede esplicitamente l'esclusione degli animali in condominio, si possono tenere. Pertanto la nostra amica Patrizia dovrebbe prima comunicarlo al condomino in causa vicino, il proprio vicino del fastidio arrecato. Se il disturbo continua, comunicarlo ufficialmente all'amministratore con una raccomandata con ricevuta di ritorno dove gli indicate di prendere provvedimenti per evitare questi fastidi. Se anche questo non sortisce nessun effetto, allora bisogna adire alle vie giudiziarie. Il giudice prenderà atto e con vari metodi potrà verificare il disturbo e autorizzare l'allontanamento dal condominio dell'animale. Un'altra tematica importante sono quelle delle tabelle millesimali. Mi scrive il signor Biagio da Villabate. Nel mio condominio sono stati eseguiti dei lavori di adeguamento nell'ascensore. Quale tabella bisogna applicare per la ripartizione? Quella di proprietà o quella dell'ascensore? Salva diversa disposizione del regolamento condominiale, la spesa di cui parla il nostro amico Biagio risulterebbe una spesa straordinaria. Pertanto tutti i condomini sono atti a partecipare a questa spesa nella quota millesimale di proprietà. Un'altra email mi arriva da Giovanni da Palermo. Quali sono i compiti e le responsabilità dell'amministratore in un condominio che in una sua parte risulti seriamente a rischio crollo? Allorché un edificio condominiale minacci la rovina, l'obbligo di rimuovere la situazione pericolosa spetta in capo ai proprietari, ovvero chi ha l'obbligo di mantenere la cosa comune, ma in virtù del mandato all'amministratore. In mancanza di formazione di volontà dei condomini o in mancanza di fondi, non è pensabile imputare nessuna responsabilità all'amministratore. Pertanto è sempre il proprietario che ne diviene responsabile in solido. Mi scrive Salvo da Palermo. L'amministratore può agire se il condomino non paga? Allora, in base all'articolo 1130 e 1131 del Codice Civile, l'amministratore è legittimato ad agire nei confronti dei condomini morosi. L'articolo 63 del Codice di Attuazione attribuisce all'amministratore il diritto di ottenere un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione delle tabelle millesimali approvato in assemblea. Per questo motivo io consiglio sempre di approvare un bilancio a preventivo per dar modo all'amministratore di poter agire senza aspettare il bilancio, preventivamente senza aspettare il bilancio consuntivo. La signora Maria mi scrive: nel mio condominio, a causa di un problema allo scarico nell'appartamento del piano terra e conseguente allagamento di acque sporche, l'amministratore ha predisposto la risoluzione immediata senza interpellarci. Adesso chiede il pagamento della fattura che ha un costo molto esoso. Poteva farlo o doveva prima indire un'assemblea? Cara Maria, con il mandato conferito, l'amministratore acquisisce l'obbligo di mantenere i servizi in efficienza. Pertanto, trattandosi di acque sporche per rigurgito fogne, c'era la necessità di agire senza ritardo per evitare ulteriori aggravi di spesa per danni che eventualmente si sarebbero venuti a creare e inoltre igienicamente non era una situazione sostenibile a lungo. Dimostrato questo, i condomini in causa sono tenuti a pagare le spese. Giussi scrive da Palermo: abito al primo piano di un condominio. Essendo claustrofobica non lo uso, ma inoltre al mio piano le porte spesso sono bloccate. Devo lo stesso pagare la manutenzione? La risposta è sì, perché il mantenimento della cosa comune non è in base all'uso che se ne fa,
Per quanto riguarda il guasto, invece, scrivi agli amministratori e chiedi di intervenire per la riparazione delle porte. La signora Caterina da Ficarazzi chiede: sono proprietaria di un box con accesso esterno al condominio. L'amministratore mi fa recapitare una spesa di 130 euro per lavori svolti. Come posso tutelarmi? Allora, anche se il box ha l'accesso esclusivo esterno, non può esimersi dal pagamento di alcune delle spese condominiali. Per citarne qualcuna, è il compenso dell'amministratore, l'assicurazione, la riparazione del tetto condominiale, la tenuta del conto corrente. Pertanto, devi leggere la nota delle spese del rendiconto che stai pagando. Allora, questa puntata termina qui, sperando di essere stata molto esaustiva, vi aspetto numerosi. Vi ripeto i miei contatti, potete scrivermi a condomini@live.it oppure chiamare allo 327-0969-147 o allo 091-636-0570. Il mio studio si trova in Villa Abate, Viale Europa 142B, vicino al comune. Questa puntata, se volete, potete rivederla su YouTube oppure sulla pagina Facebook. Arrivederci e alla prossima!